Racconto semplicemente com'è nata l'idea. Ci siamo incontrati in un bar insieme agli altri sceneggiatori, Michele Andreozzi e Max Vado, e un nostro amico giornalista. E lì abbiamo visto una vignetta, quello c'era scritto. Sono rimasto per qualche ora senza internet. E qui a casa ho conosciuto delle persone bellissime, dicono di essere della mia famiglia. Questa cosa mi ha fatto estremamente sorridere. E ho detto, ragazzi, ma vi rendete conto dove siamo arrivati? L'era di internet, dove ci ha portato, ma se noi dovessimo mettere all'interno di un posto una famiglia senza l'uso della rete, che cosa accadrebbe? Sarebbe una vera tragedia, se devo dire. Ma perché non scriviamo un film su questa cosa? Allora vado a casa, mi intano per 2 settimane e scrivo queste cose. Solo che dopo 2 settimane, a un certo punto, avevo l'esigenza di dare un titolo a quello che avevo scritto. E non mi veniva, come lo chiamo, come non lo chiamo. A un certo punto mi sveglio alle 4:30 e mi si accende una lampadina. Raramente mi si accende, ma quando mi si accende? 3 mesi prima avevo avuto un'esperienza incredibile. Il giorno del mio compleanno, che doveva essere il giorno più bello, dopo aver ricevuto centinaia di auguri, mentre sto per rispondere, si blocca il telefonino. Un incubo. Io non sapevo più come relazionarmi col telefonino. Tutte le persone che mi hanno fatto gli auguri, ho detto, oddio, questo magari non ci sta, tutto questo non ci risponde più perché magari si è montato la testa. Tutti i miei pensieri sono entrati in lui. Nel frattempo cominciavo ad avere l'ansia e mi sono sentito vittima della nomofobia, la paura di rimanere sconnesso. Mi sono sentito totalmente sconnesso perché parlavo da solo col telefonino. A che ho detto, ma forse se io metto una famiglia all'interno di un posto, perché non chiamarla scommessa? Così è andato il Ecco, qual è il tuo rapporto con i social, con internet, con la tecnologia in generale? Guarda, rapporto con i social, con il telefonino ci convivo parecchio, devo dire la verità, perché lo uso per lavoro, per WhatsApp e email, ce l'ho sempre a portata di mano. Non sono così social, non sono un frequentatore assiduo né di Facebook né di Instagram, sono sincero. Il minimo indispensabile. Però adesso stiamo facendo, ti posso dire, stiamo lanciando il 22 febbraio al Ministero della Salute a Roma, insieme al Ministro Lorenzin e il Presidente della Conferenza, Massimo Turella, che è il co-produttore del film. Stiamo lanciando un'iniziativa fighissima, si chiama Sconnessi Day, per un giorno. Connettiamoci e torniamo Messaggio molto importante anche e soprattutto per i giovani che vivono con il cellulare in mano e quindi perdono poi il contatto con la realtà. Semplicemente, io questo film, il messaggio di questo film è proprio ristabilire un contatto con la realtà. Torniamo a comunicare, torniamo a parlare, torniamo a relazionarci, torniamo a vivere il momento. Perché non possiamo perdere l'occasione di non vivere il momento. Il vis-à-vis, il confronto, il guardarsi negli occhi, dobbiamo andare su quella direzione, perché ci stiamo perdendo. E secondo me i giovani d'oggi non possono permettersi di perdere questa bellezza. Come hai scelto il cast, che è fatto di attori tutti molto bravi, molto variegato, Ma insomma? indubbiamente, ben ti voglio, abbiamo pensato di essere la persona più indicata in base un po' a tutto il percorso artistico che aveva fatto. Mi sembrava la persona più indicata per una scelta del genere, perché comunque sia rappresentava proprio il personaggio che abbiamo scritto, acerrimo nemico di internet, intellettuale, scrittore, radical chic. Carolina Crescentini non l'abbiamo mai vista in questi eventi della Quattro, mi trovavo estremamente interessante. Mi piaceva molto Ricky Memphis per stemperare il tutto, come fratello di Carolina. Stefano Fresi mi piaceva perché comunque sia il terzo fratello della famiglia Catenacci, cioè il fratello di Maria Cecchini di Memphis, perché comunque lui ha una grande forza, è molto camaleontico, molto versatile, per cui per fare un personaggio bipolare devi avere quella forza, quel printing, quella
quella preparazione l'ho trovato molto indicato e divertente. E Antonio Cristova, perché secondo me era perfetta, aveva quell'umanità, quella tenerezza, quella sicurezza che poteva dare a un personaggio come Olga. E poi insomma Genio Franceschini l'ha visto più lavori, mi era molto piaciuto, e la Gorietti era perfetta per questo personaggio di doppia personalità. La Porcaroli l'ho vista in Perfetti Sconosciuti, e Lorenzo Zurzolo a Gia ci avevo lavorato più volte, per cui mi piaceva molto la coppia Zurzolo-Porcaroli.